Onorevole, all'asse da lunedì inizia, diciamo, la manovra correttiva. Ognuno di voi ha un budget che potete impegnare. Come si sta muovendo lei? Ma io proprio oggi ho presentato i miei emendamenti e ho pensato a questa provincia, a questo territorio che mi ha dato l'onore di rappresentarlo per ben 3 volte. Per cui questa mattina ho consegnato al mio gruppo parlamentare emendamenti che riguardano, partendo da un po' più in periferia a livello di provincia, Campobello di Licata con il rifacimento del tetto della Chiesa Madre perché sta crollando ed è a rischio di chiusura e quindi ho messo una cospicua somma per poter ripristinare il tetto. E ho pensato ancora una volta alle comunità di Montevago e Santa Margherita e ho messo una somma per intanto la sicurezza stradale e la videosorveglianza. E quindi parlando di videosorveglianza, punti sensibili a Montevago, uno per tutti, la città dei ragazzi che stiamo per ultimare, e devo necessariamente tutelare quel posto per evitare che venga, diciamo, vandalizzato perché c'è anche questa cattiva abitudine e quindi le telecamere, prevedere subito le telecamere. L'emendamento prevede diverse cose, e le telecamere per il centro abitato e quindi anche la città dei ragazzi, l'illuminazione, la pubblica illuminazione da via D'Antona, Padre D'Antona, fino al Cannitello, quindi coinvolgerà le due comunità, Montevago e Santa Margherita, che anche quella è una zona buia ed è una zona a pertinenza, diciamo così, dei due comuni. E la viabilità, perché Santa Margherita, proprio nella zona del Cannitello, c'è un brutto incrocio, quindi fare una rotatoria per la sicurezza stradale e l'asfalto, il manto stradale che deve essere in alcuni punti ripristinato. Questi sono gli emendamenti che come territorio ho pensato fossero utili e fruibili da tutta la comunità. E poi un altro emendamento l'ho fatto per Caltabellotta, perché questo sindaco giovane che inizia la sua attività amministrativa, diciamo, va anche incoraggiato. Loro hanno dei progetti per restaurare i cortili, forse con la somma che io darò come deputato del territorio potranno recuperare un cortile. L'altra cosa che diciamo, ho pensato per Santa Margherita è il ripristino di qualcosa del campo sportivo, e quindi i bagni per esempio, i servizi, per esempio le panchine, ecco, quindi questo riguarda il territorio. Per Menfi, perché anche lì ci sono situazioni ed esigenze diverse, però anche lì, pensando alla viabilità e pensando alla sicurezza stradale, l'emendamento che ho fatto prevede proprio il funzionamento dei semafori e il recupero di parti di manto stradale laddove dovesse servire. E quindi questo è un po' diciamo, il pensiero che ho avuto in questa finanziaria. Ora ovviamente bisogna seguire passo passo l'evoluzione non solo in commissione bilancio ma anche in aula ed arrivare al risultato Previsto finito. per quanto, più o meno? Ma da quello che noi tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto la finanziaria dovrebbe già essere esitata. Prima che andate in Quindi, ferie, in sostanza. esattamente, esattamente, in modo tale che gli uffici poi regionali possano lavorare per distribuire le risorse secondo gli emendamenti che sono stati presentati.